Six Feet Ten, che tradotto in sistema metrico decimale vuol dire? 2,09. 2,09 metri. 2,09 metri. Bastano? No, beh, direi che sono, sì, a sufficienza, cioè ci mettono più stoffa per i tuoi vestiti. Ma no, tra le altre cose, 2,09 metri. Perché noi, in una delle prime puntate, mi pare la quarta, abbiamo giocato con Fabio De Luigi a Cakeball. Ci tiravamo i bignè in faccia. Gliene è partito uno storto, è finito là sopra. Io è da febbraio che cerco di recuperarlo non e non arrivo. Ce l'ho mai fatto. Se puoi, per favore, darmi una mano. Perché è rimasto proprio là e io non riesco... Grazie, Danilo. Prego, prego. Anche buono, tra l'altro. È più buono adesso che a febbraio. Io immagino che come tutti i giocatori avrai avuto il mito di Michael Jordan. Ti è capitato di incontrarlo? L'ho incontrato quel secondo anno che ero in NBA, quindi a New York. È stata una giornata particolare perché noi prima della partita facciamo un piccolo allenamento molto veloce pre-partita, poi da lì il direttore PR ti prende, ti porta nella stazione media dove fai le interviste. Sì. Io finisco il mio allenamento e lui mi dice: ok, vieni con me, io lo seguo, però vedo che fa una strada diversa. Mm. E dico: guarda che dobbiamo andare di là. No, no, vieni con me, dai, Nick, suo nome, devo andare a cambiarmi così, non rompere le scatole, eh? Vieni con me, credimi. Vabbè, non te ne pentirai. Vado con lui e vedo che va verso lo spogliatoio degli avversari, nella porta dietro, non so cosa sta succedendo, vabbè, speriamo che non succeda niente, apre la porta e c'è Michael Jordan lì che mi aspetta. Scherzone di Michael Jordan, così, buh! È stata una cosa incredibile. Mamma mia, è l'unica volta in vita mia che veramente ho fatto una figuraccia, non sapevo cosa dire. E certo, ti si blocca la salivazione. Sì, sì, sì. Quindi gli ho stretto la mano e gli ho detto. Lui anche mi parlava, cercava di insomma intraprendere una discussione. Non capivi niente. È successa una cosa simpaticissima una volta, a causa di Nate Robinson, un mio compagno di squadra che quando giocavo a New York. Allora c'è questa. E c'è questa cosa che le slippine, cioè le mutandine, non si dovrebbero mettere in quel... Come no? Io uso quelle. In America non vanno. Nella pallacanestro, nell'ambiente in cui vivo io, le considerano non van bene. Ma anche quando giochi, scusami, quando giochi, se hai il boxer? No. Cioè, giochi con i boxer? Lo so, loro probabilmente sono abituati a... Forse ingombrano a sufficienza da non fare, non lo so, io avrei del gioco... Esatto, quindi, cosa dice? Che io sono abituato a avere gli slip. Quindi io finisce il primo allenamento, torno in spogliatoio e ti faccio la scena. Torno in spogliatoio e sono tutti i miei compagni di squadra, io mi giro e comincio a svestirmi. Tiri giù? Tiro giù tutto, rimango in mutande, faccio le mie solite cose e sento che tutti che ridono. Tutti dietro, i tuoi tutti compagni? Ridono. Sì. Vabbè, io non mi giro, continuo. Perché non pensi che stiano ridendo di te? Esatto, io mi giro e continuo, faccio la mia roba di doccia, finito. Questo per 2-3 giorni, al quarto giorno, che sono che ogni così, volta che ti giri ridono. Mi giro e ridono, io mi giro con le mutande e tutti che ridono. E dico, ma cosa ridete? E tutti che mi guardano e guardano... Look the slippinus! Le chiamano Speedo. Le Speedo, certo. Sì, il costumino. E quindi ridevano per allora le tue mutande. Le Speedo, oggi è l'ultimo giorno che tu le metti, mi dicono, perché poi ero matricola, quindi... Sì, bullizzato da degli argumenti. Esatto, l'ultimo giorno sì. che tu metti le Speedo. Il giorno dopo, Nate Robinson, questo mio compagno di squadra qua, arrivo in spogliatoio e c'è un appendino nel mio spogliatoio pieno di mutandine di Superman. Ah, beh, carino però, sì. E quindi le ho usate poi tutto l'anno. Le uniche che potevo usare erano quelle di Superman. Tra le altre cose, per farvi capire, Nate Robinson è questo tizio. Cioè, che gli fa il regalo delle mutandine. Lo trovo anche molto dolce come pensiero.